Ciao a tutti e benvenuti. Vi capita mai di avere degli albumi e di non sapere cosa farne? Se la risposta è sì, queste ciambelline sono proprio quello che fa per voi. Vediamo insieme come si preparano. Gli ingredienti sono 6 albumi, 150 g di yogurt greco bianco, 100 g di latte, 90 g di olio di semi, 260 g di farina, 15 g di lievito istantaneo per torte salate, 30 g di rucola, 200 g di formaggio filante, 150 g di pomodori secchi, sale e pepe. Iniziate mescolando gli albumi con olio e latte. Non vanno montati, devono semplicemente essere amalgamati un po'. Ora aggiungete lo yogurt. Sempre lavorando, aggiungete un po' alla volta la farina che io ho già setacciato. Questo è il lievito, sempre già setacciato ovviamente. E alla fine sale e pepe. Questo è l'impasto di base, ora dovrete aggiungere gli ingredienti tritati. Mettiamo un po' da parte. Un tagliere. Iniziate tritando un po' la rucola. Io tolgo la frusta e uso una spatola per mescolare gli ingredienti, così non si incastrano all'interno della frusta. Pomodori secchi li potete prendere anche più alla volta e sovrapporli. Ed il formaggio che ho già tagliato a cubetti prima. Prendete ora gli stampini per ciambelle che io ho già imburrato prima e con un cucchiaio riempiteli. Con queste dosi dovrebbero venire fuori circa 5 ciambelline del diametro di 12 cm. Una volta riempiti tutti gli stampini, cuoceteli in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Queste sono le mie ciambelline agli albumi, cotte, lasciate raffreddare in modo da poterle togliere più facilmente dagli stampini. Ecco qua.
L'impasto di queste ciambelle è molto versatile e potete usarlo come base per preparare muffin o plum cake salati e divertirvi a creare diversi gusti e diverse combinazioni, non so, con verdure, con salumi, formaggi e via dicendo. E spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi ringrazio e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube delle ricette di Gnam Gnam.